amici carissimi di Diablo Big Channel, parlare di Vincenzo Vavuso non è facile, anche con quella esperienza e quella capacità di poter cercare all'interno di un personaggio la propria dimensione. Fin da ragazzo ho sempre creduto che un critico d'arte debba saper apprezzare un'opera al di là del genere. Vincenzo è un artista poliedrico, estemporaneo, un po' folle, agisce per proprio conto ma rappresenta una generazione vecchia e nuova. Esso rappresenta quello che alcuni nostri partner, amici, critici, osservatori, fans delle opere considerano opere contemporanee o addirittura futuristiche. Io le chiamerei le opere del messaggio, perché con la sua grande lotta per l'ignoranza, disarmiamo l'ignoranza, dopo la creazione del movimento culturale Marik, lui addirittura si è retrocesso da un punto di vista figurativo e ha celebrato quella che è una contestazione nel silenzio. Chi è Vincenzo Vavuso? Guardate adesso alle mie spalle questa rassegna di opere. Abbiamo riunito quello che era il meglio di una serie di servizi che raccontano Vincenzo. Vincenzo nasce come artista contemporaneo, nasce allievo della scuola campana, del figurativo, allievo del paesaggio, allievo del ritratto, ma poi non si accontenta, deve, vuole e dà tridimensione alle opere, e questo ci riesce attraverso il movimento della scultura. Ogni scultura rappresenta un monumento alla vita, rappresenta la contestazione all'ignoranza, rappresenta quella che noi vogliamo definire l'opera. L'opera che non ha bisogno di una lettura straordinaria, non ha bisogno del vocabolario, la si vede, questa è l'opera. Ma all'opera si aggiunge la bellezza nella presentazione dell'opera, si aggiunge il movimento artistico, si aggiunge il passo di danza, ci sono tutte queste sfumature, la galleria diventa evento, l'evento va in galleria. Vincenzo è già stato protagonista di mostre e collettive all'estero, si accinge presto a sbarcare oltreoceano, portare le sue opere negli Stati americani e in tanti altri paesi. Pronta per lui una grande galleria nelle isole Mauritius, per 3 mesi potremmo vederlo già nel 2021 in una mostra straordinaria, commemorativa. Ma torniamo a parlare, amici carissimi, del Marik, perché Vincenzo Vavuso e il Marik si fondono. Manca un mese all'inaugurazione di quello che è il piccolo miracolo italiano del movimento Marik, la nascita della Casa della Cultura. Casa della Cultura, che nome! Anche a Roma c'è la Casa del Cinema, in tante città c'è la Casa del Movimento, la Casa dell'Aggregazione. Beh, la Casa della Cultura nasce ad accumuli da il terremoto, da una situazione drammatica. Lui, con le sue forze, con i suoi artisti, amici, sostenitori, è riuscito a costruire la Casa della Cultura. Dentro la Casa della Cultura arrivano le opere del Marik, arrivano gli amici di Vincenzo, che mettono insieme le loro espressioni d'arte, i loro libri, le loro poesie, i loro racconti, e formano così
la grande Casa della Cultura. Ma della Casa della Cultura ne parleremo nei prossimi giorni, perché ci sarà un grande evento il 21 di settembre e noi ci saremo, con Davo Luciano ci saremo. Coffee Square, questo programma, avrà anche delle piccole sfaccettature. Caffè Square cultura, Caffè Square spettacolo, musica, ma soprattutto Caffè Square arte. E Vincenzo Lavuso inaugura questa stagione televisiva con le proprie opere. Guardate, io vorrei che voi seguiate anche con attenzione questi che sono i momenti che vive la galleria, il Vernissaggio, perché la tradizione vuole che le mostre siano vissute con una presentazione. Gli ospiti sono protagonisti, i pittori parlano, discutono e rappresentano l'arte nell'arte. Quindi abbiamo degli inviati, abbiamo degli amici, abbiamo preso dei servizi tratti dai migliori servizi sul Vincenzo, ma abbiamo scelto soprattutto la semplicità. Mi piace insieme a voi ascoltare, e quindi ascoltiamo, andiamo a curiosare, andiamo a vedere qualche passo, qualche momento della mostra. Analizza. Analizza, ma sempre andando su ciò che c'è, perché non ci possiamo inventare niente. Dall'esistenza alla sostanza. All'essenza, avevamo detto prima, all'essenza, che era l'idea superiore. È un'idea superiore. Che può essere anche un vagheggiamento. Bene. Sartre diceva questo, va bene. Ringraziare la nostra professoressa Romina Bordi, che è la coreografa che ha preparato questo gruppo di studenti del liceo coreutico Alfano I. Bravissima, complimenti, complimenti ai ragazzi. Però adesso parliamo un momento di questa danza. È una performance all'interno del vernissage che aveva una funzione ben precisa, dei colori ben precisi, era una performance che illustrava le opere d'arte. Bello. Certo, sì. Perché quei colori? Perché il bianco, il rosso e il nero sono i colori utilizzati dall'artista Vincenzo Vavuso, e perché poi rappresentano qualcosa, no? C'è il nero che rappresenta la morte, il rosso che rappresenta la passione, l'amore dell'artista per questo lavoro, e il bianco che rappresenta quella purezza, la purezza anche della cultura, perché l'arte è pura, senza sovrastrutture, quindi diciamo si offre e si dà al pubblico. E nasce, ecco, anche dall'idea di questa opera dell'artista Kulturkampf, che è appunto era un movimento per la cultura, a favore della cultura, era una lotta, quindi una denuncia contro la non cultura e contro tutto quello che di non culturale c'è anche oggigiorno, purtroppo. Infatti voi avete rappresentato il momento in cui c'è un ragazzo che cerca di distruggere i libri e gli altri cercano di frenarlo, poi alla fine tutti abbracciano quest'opera, che tra l'altro ha un titolo molto provocatorio. Notate quanta passione e quanto cuore, notate la vibrazione che l'opera provoca alla nostra vista, guardate le sculture in profondità, guardate l'uso della forma, quando la forma diventa espressione, quando l'espressione è cultura e quando la cultura è un messaggio. Il messaggio più importante degli ultimi 3 anni di Vincenzo è disarmiamo l'ignoranza. Ed è questo un po' il filo conduttore, come vedete, di tutto questo. Vincenzo non è soltanto artista, pittore, scultore, ma è anche uno scrittore. Ha scritto libri di storia dell'arte e soprattutto dà la possibilità a tanti giovani di esprimersi, farsi conoscere, sperimentare. Ecco alcuni momenti della sperimentazione, momenti di fascino, momenti anche di insegnamento, un maestro d'arte come quelli di una volta. Oggi la scuola è programmata
in modo scientifico, schematico. Una volta si andava dal maestro in bottega, nel laboratorio. Ecco, qui ci sono questi frammenti che concludono parte di questo nostro servizio, ma che vi danno la prova e il coraggio, ma soprattutto la grande professionalità di questo artista. Questo maltrattamento verso la cultura, l'uomo che vuole in, o chi in un modo o chi in altro vuole umiliare, scafacciare, calpestare, denigrare il sapere, e tutto questo non è possibile, non dobbiamo permettere tutto ciò. Perciò tu hai chiamato la serie di queste opere, vabbè, la mostra si chiama Strutture Estreme, però la serie si chiama Rabbia e Silenzio. Rabbia perché? È una rabbia per far riflettere, un silenzio per far rumore. Ovviamente Rabbia e Silenzio, tutto è nato con questo cammino artistico, Rabbia e Silenzio. Ovviamente questo filone mi ha portato ad avere consensi non solo in ambito nazionale, ma anche in ambito internazionale. Quindi vuol dire che il tema è sentito praticamente. Ma in effetti sì, perché parliamo di realtà, parliamo di ciò che sta avvenendo in Italia. Vediamo musei che ormai sono allo stato brado, vediamo continuamente gallerie d'arte che chiudono. Ovviamente è un tema dominante, un tema attuale. È un tema attuale. Benissimo, a proposito di attualità, noi chiudiamo chiedendoti anche alcuni significati. Ci interessa molto la presenza di quelle ragnatele aggressive, perché tendono a togliere spazio, soffocano le pagine di libro, soffocano la cultura, quindi hanno un valore artistico, ma nello stesso tempo anche un valore simbolico praticamente, è questa ragnatela dell'indifferenza e dell'ignoranza. Però è innovativa comunque anche questa nuova forma che tu hai chiamato spider art. Vincenzo Vavuso è un caposcuola. Vincenzo Vavuso è un anziano tra il vecchio e il nuovo millennio, padre, artista, uomo sensibile, uomo di grande animo. Le sue opere ormai sono diffuse un po' in tutto il mondo, ma sta preparandosi per l'anno 2021 per una serie di interventi e di esposizioni di grande effetto, al fine che le opere possano entrare di diritto nelle grandi gallerie, oltre oceano, così. Abbiamo voluto intitolare questo servizio, questo speciale Caffè Square, l'ultimo dell'estate. Ormai sta arrivando l'autunno, sta per arrivare settembre, sta per arrivare la nuova stagione. Dabro Beach Channel presenterà molti artisti, daremo molto spazio all'arte. Ed era proprio con Vincenzo Lavuso che noi volevamo dedicare una super copertina e dare a tutti voi l'idea di un artista salernitano, di un artista della Campania, che è riuscito con le sue forze, con i suoi sacrifici, ad imporsi nel grande panorama internazionale dell'arte contemporanea. Futurista? Sperimentale? Artista? Eclettico? Strano? Anche un po' pazzo? Beh, questo lo capirete andando a visitare le sue mostre, andando a scoprire le sue opere, ma sicuramente troverete un grande cuore, il cuore di un artista. Vincenzo Lavuso, presidente e fondatore dell'associazione MARIC, l'associazione MARIC che ha donato e che ufficializzerà la donazione della Casa della Cultura al territorio di Accumoli, che sarà un grande momento. Grande gemellaggio di cultura, arriveranno artisti di tutta Italia e sarà interessante vedere come ancora una volta l'arte, a difesa del patrimonio, a difesa della semplicità, a difesa del popolo
e soprattutto apolitica e contro ogni interesse. Quindi viva l'arte, e viva Vincenzo e viva voi amici telespettatori che ci seguite con tanta attenzione. Finisce qui l'appuntamento con Caffè Square, alla prossima con grandi sorprese e con tanto affetto. Vi saluto dagli studi di WB Channel, un cuore grande per voi anche da parte mia, Sandro Lavagnani, che ritorna in qualche maniera alle vecchie origini, poter fare ogni tanto una critica e poter dare così sfogo a quella che è stata l'inizio di una lunga carriera iniziata proprio con il ruolo del critico d'arte. Ma qui c'era poco da criticare, qui c'era da elevare. Elevare la figura di Vincenzo Camuso, artista campano, che prossimamente porterà le sue opere ancora una volta oltre oceano e nelle presso le capitali d'Europa. Grazie a tutti, alla prossima. Buona visione di questa puntata delle repliche, un po' in tutti gli orari, mattino, pomeriggio, sera, ed un affettuoso saluto agli italiani del mondo, che sono tantissimi e che ci seguono sempre con tanto affetto. E grazie naturalmente ai colleghi, grazie a quanti hanno realizzato i servizi e grazie al montatore che ha saputo prendere il meglio delle immagini per potercelo offrire e poterle guardare insieme.